Udite, udite, orustici! attenti, non fiatate. Buongiorno, come va? Le novità della WAS. Guardate che cosa ho messo. Per avere il separè, no? Di dietro. Adesso lì è un po' tutto incasinato, però. Guarda, ho messo il separé, ho agganciato lì molto veri, easy easy, easy. Così crea più intimità dall'altra parte. Capito? Guarda che bello! Eh, gli ho messo un elastico da una parte all'altra, Tac, con due gancetti. Tac. Guarda, che bello! No, ah, ma dai, ma è una figata assurda proprio, eh? Tac. Però, perché faccio questo video oggi? Oggi voglio fare questo video per Ora vi faccio vedere, per eh, Come si chiama? lo specchietto lo specchietto retrovisore eh beh, è molto importante è molto importante ora vi faccio vedere dunque praticamente che cos'ho ho questo aggeggio qua no che eh, ha gli accendi sigari attaccato a un accendi sigari si mettono gli altri qua si accende il pulsantino Ah, poi qua ci sono anche per la usb no è eh, molto comodo eh, una volta ho lasciato uno di questi acceso e non c'era nulla attaccato Cazzo, a un certo punto è uscito tutto il fumo quasi no molto pericoloso eh, quindi niente adesso questo attaccato qua così no questo attaccato qua attenzione attaccato questo in automatico si accende di qua ma dai Adesso purtroppo ho dimenticato la scatola. Se mi ricordo dopo filmo anche la scatola. Attenzione, eh, amount of parking files. Play this file at once, no. Eh, quindi adesso faccio il cancello. No? Questo qui è uno specchietto retrovisore applicato a quello. Eh, di dietro. No? Qui ci sono i due agganci, uno è il filo che. Taratara 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 taratara, passa tutto lì sotto, no? passa qui, arriva fino qua e si aggancia qui, ok. L'altro invece si passa tutto qua così: tre track di qua, eccolo lì nascosto, e va tutto dietro. No? Va tutto dietro fino a passare, dopo che vi faccio vedere che esce con la telecamera posteriore. Capito? Adesso, qua per esempio, siccome c'è la retromarcia inserita, ecco che mi inserisce qua, mi fa vedere la telecamera di dietro, però veramente me la farebbe vedere ugualmente. Eh, proviamo ad accendere, così vi voglio far vedere il. il ecco. Non suona praticamente. No? Non suona, quello che c'è è giusto il, questo disegnetto qua, questi binari eh, che ti danno una linea di quando ti devi fermare praticamente. Visto che là c'è ancora un po' di verde eh, ed eccetera, praticamente ha ah, una telecamera sia posteriore che filma appunto do, di dietro e un'altra qui davanti che filma appunto anche di fronte quindi molto pratico sia come sicurezza ehm, che ehm, anche per eh, eh, in caso di incidente oppure se qualche deficiente vuole fare vuole guadagnare sull'assicurazione e quindi si butta sotto la macchina non si buttano sotto si buttano sopra la macchina questo ah questo, questo. ecco qua con qua qua eh, qua ci sono tutte le opzioni. Mi devo mettere the glasses. The glasses, alther vedere. Eh, che cosa abbiamo? Abbiamo la risoluzione. Eh, infatti si vede benissimo: una grande telecamera. Eh, la lunghezza del video, il timeless monitoring, l'audio recording. Eh, eh, G sensor, parking monitor. G sensor, non so che cosa sia. Parking monitor, questo rimane acceso. Eh, se, lo, se parcheggi la macchina, ma con, conviene tenerlo acceso questo qua. Parking, uh, parking monitor, vedi? Middle, low, off o oh, high, eh, cioè quanto per quanto tempo lo vuoi lasciare acceso, no? Puoi anche spegnerlo così se tu parcheggi la macchina, eh, that's it, eh, Rimane per un tot di tempo, license che non so che cos'è, USB MOD, Beep Sound per i vari cosi, volume, boot sound, stream, media, language, data time, format SD e poi default. E cosa volevo dire? Ah, la. Ci va una SD card, da, sarebbe meglio più grande è, e più hai ovviamente meglio tenerne due, eh, meglio tenerne due di USB, eh, perché così, non di USB, di SD card, perché così e poi qua dentro, no? Si vede? È qua dentro, adesso non voglia di tirarla fuori, no? però è qua dentro eh, aspetta eh ecco è meglio tenerne due perché per esempio ho fatto il viaggio in Puglia ho filmato delle parti così belle se non che un'altra di notte che mi sono trovato in un flash di fronte a una mucca cioè è passata una macchina eh, è passata una macchina piena notte che mi fa i fari ho detto, oh, magari c'è oh, qualche blocco, oppure eh, magari mi saluta per la macchina, perché tanti ti salutano per la macchina. Allora, ok, ho eh, fatto i fari pure io. Sono andato 50 metri più avanti, 100 metri più avanti, forse 100 metri. Una mucca, una mucca, grande muccona, proprio in mezzo alla strada. Eh, tanto andavo piano, però... Cazzo, non si è mossa, è la tipa. Perché loro sono lente, ci va un pochettino prima di... Infatti ci è voluto un attimo e dopo... E allora poi si è mossa e se n'è andata. Ecco, per dire che comunque tutta questa scena qua, che era simpaticissima, non l'ho potuta filmare. O comunque sì l'ho filmata, però dopo il video fa revolving, no? Keep turning e e quindi me l'ha cancellato e ha scritto sopra l'altra capito com'è eh, video length vediamo che cos'è questo video length eh, un minuto tre minuti cinque minuti eh, io li lascio di tre minuti questi, questo qua eh, perché altrimenti mh, non lo so come mai però almeno quando si li devo scaricare eh, non sono così lunghi no eh, anche perché mi prende poi tanta memoria adesso ne ho uno qua da mi pare 32 giga e eh, 32 giga è un po piccolina eh, cos'altro audio time lapse time lapse off eh, magari questo qua lo potrei anche usare ma per adesso mi va bene così quello che ti fa questa, eh, questo video ti registra in quattro cartelle cioè ti mette il parking di fronte, il video all'ora, una cartella con tutti i parking, il momento del parking che sei di fronte, un'altra cartella con tutti i video di fronte e così come di dietro, una cartella con tutti i parking che si vede appunto eh, lo stop dal di dietro, la macchina parcheggiata dal di dietro e un altro video che con le riprese in movimento, license, che cos'è questo license? Io come l'ho messo? Mi filma e quello è quello che mi interessa, capito? Non sto lì a fare altre menate. Stream media, questo che cos'è? Off, on. Volume, boot sound, che cos'è questo? Off, on on English, date and time, format SD, default. Vediamo un po' che c'è ancora qualche cosa. Back. No, niente. Questa qui è la telecamera di dietro. Eh, questa per fare la, la fotografia. Eh, questo appunto era quello lì. Vediamo un po' se c'è qualche cosa di qua. Ah, ok. Cosa c'è ancora? Niente info. Insomma, questo qua non è che questo va bene per qualsiasi macchina, eh, anche perché innanzitutto, vedi, ho lo specchietto a destra, ho lo specchietto a sinistra, però non si riesce a vedere bene di dietro, mentre invece con questo qua mi dà la visuale anche di dietro, capito? Ne ho poi anche uno qua, che questo è, se ti vuoi truccare, qui c'è per... Il trucco. No? Eh, che cos'altro ancora? Eh, filma benissimo, la, la risoluzione è davvero ottima. La risoluzione è davvero eh, ottima e ottimo quindi per la sicurezza. Ottimo per eh, ehm, la sicurezza quando parcheggi. Ottimo per eh, quando viaggi se vuoi filmare il tuo viaggio. E ottimo ancora un terzo che lo decidete voi quello che vi piace di più. Cos'altro? Dai guarda che bello. Eh? Forte eh? Sono praticamente due tende, una sopra l'altra. Uno è un telo mimetico e l'altra è una tenda da cucina. In effetti le, le croci, cioè le stelle, sono rossine, no? Eh, però qua si vedono verdi perché è ok. No, perché così gli dà un po' di intimità, capito? Gli dà un po' di intimità dalla parte posteriore. Eh, vorrei dare una nota anche di attenzione sui porta borracce no? che sono molto molto pratici e anche importanti eh, questo qua intanto lo spengo no? per non vorrei dimenticarmelo Clac. e in automatico non si spegne ancora perché si, carica la si è caricata nel frattempo la batteria e adesso si è spento that's it. Però se tu per esempio parti e vai a fare un giro, quando torni spegni quello, però questo rimane ancora acceso per un po'. Cos'altro? Eh, qua ce n'è un altro, comoda, eh, che va bene. E, dunque ho detto tutto? Mi sembra di sì, no? Allora questo qua lo accendo. Se voi non avete questo, non c'è problema, lo attaccate direttamente da lì. Secondo me è una cosa che è ottima su tutte le auto eh, perché, perché appunto, dà la possibilità di guardare, eh, verificare è successo un incidente. Ah sì, mo' adesso ti faccio vedere di chi è la colpa. Ah, e eh, eh, cos'altro? Eh, ma mi sembra che no, ho detto, ho detto tutto, no? questo lo tocchi così, questo ti dà le opzioni da fare, però non c'è niente da fare, basta che tu gli metti la tua carta, questo nella maniera più semplice è, è, è possibile, gli metti la tua SD card, dopodiché sei ready to go, capito? Cioè, ah, ecco un'altra cosa, puoi, ehm, puoi... Uh, fammi vedere um, puoi, puoi avere la visuale sia davanti che di dietro questo che cos'è ma questo g sensor non so che cosa sia um, pu puoi vedere cioè puoi vedere lo specchietto qua lo specchietto puoi vedere sia di fronte no sia di fronte oppure di dietro ma per me lo specchietto serve appunto per guardare di dietro perché davanti guardo io e qua c'è anche la telecamera eccola, eccola lì non so se si vede te no quella lì la telecamera si vede eccola lì la telecamera molto un grande acquisto questo qua molto importante back e, ed etc adesso lo spengo perché è inutile che sono già 14 minuti che racconto di questa storia sembra no eh, vorrei dare una nota qua di una nota sulla mia portatelefono sul mio portatelefono. adesso andiamo di dietro che vi faccio vedere il eh, come si chiama la telecamera di dietro ecco prima una nota di qua visto da questa parte le stelline sono rosse però gli dà come dire una, no? una sorta di copertura una maggiore eh, intimità no? guardiamo davanti se si vede o comunque come si vede e infatti vedi che non si vede una beata eh, vai a vedere di qua magari vabbè comunque si vede proprio non si vede ecco eh, questo chiudiamo Un filo della coperta, ecco. Adesso vi faccio vedere, finally, ecco qua c'è la telecamera, no? L'altra telecamera, a volte si sporca, ma basta pulirla con il dito, e eh, bezzette. L'ho attaccata qua sotto eh, perché non la potevo attaccare qua, no? Il gancio lì era troppo grande. No, e quindi non la potevo inserire qua, o forse magari sì, però non l'ho fatto. E quindi ho il filo qua, come il guanto di Gastone, a pendolone. E cosa volevo dire qua? Ecco, qui c'è il filo, no? Che passa tutto qua dentro, tra 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 di tra 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 e tra e fa tutto il suo bel percorso di guerra eccolo, entra qua dentro, arriva qua che si aggancia con il faro della della retromarcia guarda, vedi, non si chiude, ecco, no, ancora no, ecco, now we're talking e, set, qui ho comprato l'olio eh, che... Prossima settimana devo cambiare l'olio di sotto alle... Ehm, come si chiama? Al cambio, eh, al, ehm, alle ridotte e poi anche ehm, nelle... Mi sembra che è tutto. Un'altra visuale. La radio, la radio funziona, ma non troppo bene. Le casse funzionano, ma non troppo bene. Dovrei cambiarle, ma per ora va bene così. Adesso ho le ridotte inserite perché c'è una caspita di salita, quella laggiù là, no? che è pieno di ghiaccio, là, ma a parte quello con le ruote che ho mi non ce la fa salire devo per forza inserire eh, il eh, come si chiama devo provare senza mettere le ridotte eh, solo con i, i mozzi perché se io metto le ridotte ma i mozzi sono sul 4x2 non salgo neanche se metto il 4x4 con i mozzi sul 4x2 non salgo. Capito? Non ce la fa a salire. Se io metto il 4x4, cioè se io metto le marce sia lunghe che corte, però i mozzi sono sul 4x2, non riesco a salire. That's it? Ora vi lascio.